ritroviamo in compagnia di Ale. Ciao e bentrovato. Ciao, ciao Nico, grazie, sempre un piacere. Grazie a te, è un piacere mio, è un piacere nostro di averti insieme con noi, anche se rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti di acqua sotto i ponti, Ne è ne è passato passata, tanto, certo. immagino sia dal punto di vista personale per te, ma in generale per tutto quello che è capitato in questo ultimo anno. Quindi comincerei col chiederti come stai, che di questi tempi non è scontato. Ovviamente non è stato facile l'ultimo anno, però è chiaro che è la musica che poi spinge avanti il cuore, come diceva un mio mito. Quindi andiamo avanti per questo soprattutto, per la voglia Assolutamente. di comunicare, di fare musica e insomma, di raccontarci. E a proposito di questo, entrerei nel vivo della chiacchierata partendo dal tuo nuovo singolo che è Perdere Tutto, un brano che hai scritto un anno fa. Quindi rompo il ghiaccio chiedendoti un attimino quali sono le riflessioni, gli stati d'animo che ti hanno accompagnato quando l'hai scritto. Guarda, è stato un po' profetico, tra virgolette, una sorta di premonizione, perché io l'ho scritto poco prima del lockdown generale. Eravamo su una terrazza a Roma, dopo una serata con un mio amico, parlavamo e lui, mentre parlavamo, mi dice questa frase in romanesco, guardando Roma dall'alto, quindi è stata anche un po' poetica come cosa. A Pasqua, la verità è che dovevamo essere pronti a perdere tutto. Io, inizialmente, mi fa pure anche un po' sorridere, però poi ci penso, ci rifletto e queste parole qui mi tormentano per un po' di giorni dopo. E dopo qualche settimana mi metto a questo pianoforte qui e viene fuori il pezzo in 20 minuti, quasi come se veramente qualcuno si fosse messo tra me e il foglio. E infatti mi sveglio la mattina dopo con una consapevolezza nuova, un pezzo nuovo che è nato così, cioè che nasce poi dal primo verso. Volevo nascere stupido, infatti già un po' dall'idea poi dove va a parare il pezzo fondamentalmente, che è una riflessione mia personale, ma che penso abbiamo fatto un po' tutti nella vita. E quel primo verso lì l'avevo scritto anche molto prima, effettivamente, poi di questa chiacchierata con questo mio amico, e lo riprendo poche settimane dopo e da lì viene fuori il pezzo. Beh, allora, assolutamente. Guarda, diversi evocativi in questo pezzo ce ne sono parecchi. Personalmente non è una sorpresa perché non scopro di certo adesso la tua penna, ma Ti ringrazio. ad esempio mi ha molto colpito il pezzo in cui dici: forse soffriremo per questo, ci sentiamo fuori contesto, per tutte le volte che piangere sarebbe stato il rimedio più onesto. Ecco, la domanda è: in È quale vero. momento della tua vita ti sei sentito, così, ti sei sentito sul ciglio di perdere tutto e cosa ti ha salvato? Sul ciglio di perdere tutto e anche magari di voler piangere non riuscendoci. Ecco perché poi anche il verso, volevo tornare bambino. Pensando però con gli occhi adesso per piangere meno e tenermi le lacrime per questo momento in cui magari non ci riesco. Il ciglio di perdere tutto è tante volte perché, ripeto, poi chi vive per la musica, chi si prodiga e vede questa cosa qui come una missione, si trova spesso, insomma, nella condizione poi di riflettere e di pensare ma chi me lo fa fare fondamentalmente? A Perché volte sì. non è qualcosa di facile, non è qualcosa di scontato e non è qualcosa che magari ti permette subito di raccogliere i frutti di quello che fai. Quindi è veramente una sorta di missione. E i momenti in cui magari ecco, si crolla anche emotivamente sono tanti. Infatti questa canzone nasce, cioè insomma, come dire, porta proprio questo tipo di messaggio qui, secondo me, per come è nata, cioè quante volte ci siamo visti sputare addosso veleno, ci siamo sentiti incompresi, diversi. Insomma, ho sintetizzato tutte queste emozioni qui in questo testo, che poi spero venga recepito in questo modo anche da chi lo ascolta, perché Pensi ci sono siano parole. margini di fraintendimento? No, io credo di no. Poi sono parole che io stesso avrei voluto sentirmi dire oppure trovare in qualcun altro, ma è proprio questo il bello poi di scrivere e di fare musica. Quando non trovi qualcosa che magari ti sta addosso perfettamente, te la crei da solo. È quello che un po' ho fatto io. Infatti questo pezzo qui, nella fattispecie, l'ho scritto prima per me e poi magari per
ecco, fare in modo che qualcun altro possa rivederci. Beh, assolutamente. Ricollegandomi proprio a questo, ti richiedo cosa ti ha salvato e cosa ti senti di dire magari a chi vive lo stesso disagio e si sente diverso e tende a fuggire dalle proprie fragilità piuttosto che affrontarle. Guarda, mi ha salvato l'abnegazione e l'obiettivo fisso nella testa, insomma, cioè il lavorare giorno per giorno per questo mio sogno, che sembra banale, ma alla fine è quello che ti salva e che ti spinge ad andare avanti sempre, insomma, senza mollare mai la presa. Chiaro poi aver trovato una squadra che ci crede quanto me, e io penso che sia questo alla fine. Poi la differenza perché si vince insieme e si perde anche insieme, ma quando sei solo, come ho già anche detto, probabilmente non giochi nemmeno la partita. Ecco, quindi questo è quello che un po' mi ha salvato, aver trovato persone che ci credono quanto me e che corrono insieme Sì, perché quando sei a me. Perché solo sei un po' come dici nella canzone, contro un mondo che non mostra pietà per chi non sa non mai sa mai cosa cosa dire. dire, è perché ogni Quindi, mattina si guarda allo specchio e ogni volta si sente morire. Quindi, ecco. ecco. E dal punto di vista narrativo, invece, Ale, cosa aggiungono a livello visivo le immagini del videoclip diretto da Daniele Barbiero? Allora, guarda, il videoclip ha due piani di lettura differenti, cioè nel senso il piano narrativo è abbastanza palese, quindi cioè, è una storia che si snocciola nelle scene che si possono insomma vedere fondamentalmente. Però quello che volevo comunicare, volevamo comunicare anche, e infatti mi ha fatto molto piacere che tutta la squadra che ha lavorato al videoclip poi ha capito effettivamente cosa avessi in mente, è proprio il secondo piano di lettura, che è quello allegorico o metaforico, che è un po' il percorso musicale che ho fatto fino ad ora. Un pianoforte in fiamme, infatti è proprio, come dire, è l'elemento che fa capire la disperazione, magari volendo anche di un percorso che non sempre poi prende la piega che vogliamo oppure ecco, sfocia in qualcosa che vogliamo. Poi chiaramente la speranza è sempre l'ultima a morire, infatti siamo qua ogni giorno insomma, a raccontarci e a portare avanti la nostra musica, insomma. Però chiaro è che poi fondamentalmente anche il video stesso si chiude con un messaggio abbastanza criptico, ma anche se vogliamo di speranza, perché c'è un salvataggio alla fine. Quindi io mi vedo portare fuori dall'edificio in fiamme e quindi sulla base di questo poi posso dirti che ovviamente perdere tutto è una sorta di incipit, una sorta di prologo, perché poi avrà un suo sequel, come funziona anche per il cinema, perché abbiamo avuto anche questa idea di unire musica e cinematografia, quindi perdere tutto sia poi come canzone, ma anche come, insomma, come videoclip. Avrà un sequel. E quindi questo sequel qui, che sarà fuori a breve, spiegherà meglio sia perdere tutto come brano, ma anche come videoclip. Cioè sarà un sequel a tutti gli effetti. Sarà tesi e antitesi di perdere tutto. Lo spiegherà Ok, meglio. perfetto. Finalmente hai rivelato l'acronimo di Ale, perché nelle precedenti interviste mi ricordo che io curioso ti chiesi, dimmi qualcosa in più, tu mi dicesti, aspettiamo, perché nell'intro Esatto. del disco lo È spiegherò. ancora così, è Ecco, ancora ma così, è ancora così. in realtà in qualche modo ho letto il comunicato stampa e lo hai spiegato l'acronimo, almeno. Esatto. Quindi ti chiedo, facendo finta di non aver letto appunto il comunicato stampa, ma dici qual è l'acronimo, qual è il significato del tuo nome d'arte? Allora, intanto Ale è la parte finale del mio nome di battesimo, che è Pasquale, a cui ho messo un respiro di mezzo, questa H di mezzo che è muta, quindi non si legge, però esiste, perché è una sorta di respiro, sospiro di sollievo, perché ho preso questa direzione artistica, tra virgolette, dopo aver superato un momento molto difficile nella mia vita, e quindi questa H di Ale rappresenta appunto questo sospiro di sollievo. Si scrive in maiuscolo perché ovviamente è un acronimo, e l'acronimo di ancora libera e senza. Sono ancora libero, insomma, di esprimermi e di insomma, fare un po' come mi pare, fondamentalmente. Perché la musica forse è anche questo, cioè
riuscire a trovare nello stimolo poi la libertà di portare il proprio messaggio in tutto quello che si fa, a partire anche cioè, dalla musica fino a poi ogni tipo di forma artistica, come può essere anche il videoclip, che può sembrare inizialmente un po' strano, un po' fuorviante, però alla fine, perché ovviamente sono immagini forti, sono immagini cristiche, però portano un messaggio ben preciso, che è quello poi anche della speranza, anche se non sembra, però perdere tu, preparati a perdere tutto non vuol dire poi necessariamente doverlo perdere, cioè essere pronti a Certo. perdere tutto. Anche a ricominciare in qualche modo. Esattamente, ricominciare anche magari più forti di prima, brillare più forti di prima. Questo anche poi come si chiude la canzone è molto indicativo, perché taglia i legami sbagliati, ritorna a brillare più forti di prima, è proprio quello che, insomma, è la chiosa perfetta di questo Ok. tipo di messaggio, perché spesso poi ci sono legami tossici, ci sono legami che non ti fanno proprio bene, quindi. Sì. E in qualche modo pensi quindi che ci sia in giro poca libera essenza al giorno d'oggi? E mi riferisco sia in campo artistico, ma a qualsiasi altro ambito. Beh, diciamo che c'è chi tende molto a seguire le logiche del mercato. Oggi, per esempio, fare un doppio disco potrebbe essere una follia per tanti, però diciamo che a me non è che importi più di tanto, perché quando ho da raccontare, se ho da raccontare, a me piace farlo, poi a prescindere da ecco, ciò che il mercato richiede. Ecco, la libera Certo. essenza forse è anche questa cosa qui, cioè non sottostare troppo a quello che il mercato richiede. Oggi si va molto per singoli, ma penso che sia anche, ci può anche stare, però è chiaro che quando magari si ha da dire, si ha da raccontare, lo si fa in un modo, come dire, coerente, comunque con un filo logico, prefiero sempre farlo rispetto al non farlo. Parlavamo anche, mi ricordo, nell'ultima intervista, di aver ridato vita ad un album, quando oggi è una cosa abbastanza desueta, cioè riprendere un Sì. disco, rifarlo in un'altra versione, per esempio acustica, oppure, non so, rivederne gli arrangiamenti e ripubblicarlo, anche magari in sordina, ma comunque rifarlo, cioè, quando invece oggi si tende a mettere sul mercato cose sempre nuove. Invece io, ecco, tendo a dare importanza a quello che faccio. Anche questo doppio album sarà un passo importante per me, segnerà comunque una linea di demarcazione netta con il passato, dopo il quale poi sarò proiettato al futuro, al domani, insomma. Bisogna avere anche una visione nella vita, Certo. se ne c'è sempre meno in giro. A me è venuto in mente mentre parlavi di doppio album, così oltre di Baglioni, so che Claudio Baglioni è uno degli Certo. artisti con cui sei cresciuto, ma anche l'ultimo disco che ha fatto da poco è In una questa roba storia che è che la mia, è in un momento fantastica. storico come questo non c'entra niente, vuoi per il prologo, vuoi per tutta la struttura del disco, è geniale, È cioè, non geniale, dire. non c'entra niente, ma non ce ne frega niente. Io l'ho divorato quel disco. Quando ascolti, è fantastico. È È tutto, tutto il disco. tutta la sua storia riassunta in una canzone, come una corsa a mezz'aria. Cioè, vabbè, non, perché Di cioè, poi cosa stiamo divento parlando? fanboy e non, Tiri fuori è il. meglio L'avevo di no. Eh sì. fatto Divento il apposta. No, fanatico, eh però è sì. l'esempio perfetto, secondo me, di chi veramente Ma guarda, segue poi guarda, rivedersi in quelle parole è fantastico, la. cioè accompagnarlo da mamma a far concorsi e audizioni, oh Gesù, mi viene da piangere, meglio di che non ne parliamo, perché io sentendo in 4 minuti di canzone rivedere la propria vita, ovviamente quella di Baglioni, ma poi rivederci anche nel tuo piccolo. Certo. Giocare a fare il cantante, ce l'ho qua, Nico, vorrei fartelo, guarda, quasi vedere, ce l'ho qui, giocare a fare il cantante, e poi c'è un pezzo di Baglioni sotto, quello è il bello, voglio fartelo vedere, non posso non fartelo Vai, vai, vai. vedere, eccomi, Oh, quanti anni avevi? Un un anno e anno. mezzo, Oh, che bello. Cosa utilizzavi con il microfono? era un pettine, tipo, no, un giocattolino, quante volte? Io la cantavo, eh.
E papà comunque è grazie a lui alla fine. Certo. Vai, mio amico. E quindi ecco, hai toccato una nota importante della mia storia e quindi ho voluto farti vedere questa grazie cosa. Grazie per averlo condiviso con noi, assolutamente. Dice tutto, è inutile aggiungere. Sì, sì, dice tutto perché diciamo che è da tanto che gioco a fare il cantante. Ok. Tornando alla tua musica, so che sei impegnato appunto nella fase di rifinitura di questo tuo doppio album. Sì. Dacci qualche anticipazione, o meglio, rispetto al Giardino degli Inconcludenti, cosa dobbiamo aspettarci? Allora, io sono in fase di chiusura di questo doppio disco. Allora, praticamente sarà fuori un secondo singolo che farà da apripista alla seconda parte di questo doppio album, mentre Perdere Tutto invece aprirà la prima. Potremmo dire che è un concept album, sono tante storie che si intrecciano, la visione è sempre la mia ovviamente, non mi sono ancora snaturato credo, cioè, ho ancora libera essenza ma cerchiamo sempre di mantenere un filo conduttore, anche col primo lavoro che io ho comunque molto a cuore, quindi cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente qualcosa fatta con attenzione e con un filo conduttore importante, cioè quindi importante nel senso che comunque ogni storia rispetta, tra virgolette, una poetica, che è la mia alla fine. Ok, ma quali skills pensi di aver acquisito in questi ultimi anni? Ma credo che... Non c'ho idea, nel senso come abilità è sempre quella di raccontare la gente, raccontare le persone e probabilmente riuscirlo a fare in un modo tale che magari qualcuno poi effettivamente possa mettersi addosso quello che scrivo e rivedercisi, ma in fondo poi anche un po' è il senso questo di scrivere canzoni, cioè condividere il tuo sogno con le persone. Credo che questa sia la skill più importante, tra virgolette, per chi scrive, che è quella di risultare trasversale, abbastanza universale in quello che crea, in modo poi appunto da mettere in condizione il pubblico di potersi rivedere in quello che scrive. Questa è una cosa importante, secondo me. Assolutamente. E per concludere, sì. Ale, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, come chiosa, riflettevo mentre parlavi, la vita è fatta di alti e bassi, di porte aperte e di porte sbattute in faccia. Francamente, francamente penso però che si impari molto di più dalle esperienze negative che sempre, da certo, quindi, assolutamente. Quindi, alla luce di tutto questo, sono curioso di chiederti cosa senti di aver imparato in questi anni di gavetta e di musica e se c'è una lezione particolare che ti porti dietro. Cosa ho imparato? Ho imparato che quando si chiude una porta è perché probabilmente c'è un portone che ti aspetta, la butto lì in modo molto vago, però la cosa che più mi spinge ad andare avanti è proprio questo senso di voler fare musica sempre per gli altri e mai per se stessi, come anche dicevo prima, ecco, quando si scrive per fare in modo che qualcuno poi si metta addosso quello che scrivi, lo si fa non per retorica spicciola, perché effettivamente poi è il motore dell'artista e di chi fa musica, cioè riuscire a dare anche una piccola speranza, anche con Perdere Tutto in questo caso, alle persone, una piccola speranza, ma che però comunque poi fa tanto, come dire, cioè, unita poi anche tante altre cose, fa tanto. Ringrazio Ale per essere grazie stato a con te, noi. Amico, grazie a te, recensiamo musica, è sempre un piacere. Ricorda il titolo del singolo, che è Perdere Tutto. Perdere Tutto. Incrocio le dita per te e per questo progetto. Noi ci riaggiorneremo per l'uscita del prossimo, dell'album, del doppio disco, eccetera, eccetera. Grazie e buona musica. Grazie a te, Nico, grazie a te, ciao.